Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial non sul linguaggio C ma sul DOS. Non ho ancora cambiato lo schermo che avrei dovuto cambiare visto che non stiamo facendo C ma stiamo facendo CMD, però non l'ho fatto e pazienza. Lo farò prossimamente anche perché questo video lo sto registrando immediatamente dopo a quello scorso, ovvero questa è la seconda lezione. E oggi andiamo a vedere che mi sono segnato che cosa dobbiamo fare, ma ovviamente non me lo ricordo. Quindi andiamo a vedere gli argomenti DOS. E seconda lezione, ecco, oggi vedremo echo, che cosa significa echo, che cosa significa questa scrittura, ovvero slash punto interrogativo, scusatemi, e color. Me lo riduco a icona, se no poi me lo dimentico di nuovo. Quindi apro il CMD dal mio collegamento preferito. Dopodiché vediamo che cosa significa echo. Per vedere che cosa significa echo, noi scriviamo help echo, ovvero aiutami. Che cosa vuol dire echo? Quindi il CMD dice visualizza messaggi oppure attiva disattiva la ripetizione dei comandi. Digitare echo senza parametri per visualizzare l'impostazione corrente. Beh, direi di provare. Echo. E c'è scritto echo attivo ed effettivamente è attivo. Se io invece metto echo off senza niente, lui mi toglie, lui lo disattiva. Se invece metto e ora riscrivo echo disattivato, effettivamente è vero. Dopodiché, ora visto che mi serve echo on. Echo, echo, ok. Abbiamo visto la parte del on off di echo e questo mi fa molto piacere. Ora proviamo la seconda parte, echo messaggio. Quindi echo e poi scriviamo Finlandia e infatti mi scrive subito sotto Finlandia. E quindi ecco, possiamo dire che funziona. Tra gli echo doveva esserci anche la possibilità di mettere un numero a caso. Quindi se io faccio, se mi ricordo, perché non sono sicuro, scrivo echo per cento random per cento. Sì, mi fa un numero a caso, che è 23.040. Se noi lo rifacciamo, mi mette 18.098, quindi un altro numero a caso. Noi lo rifacciamo un sacco di volte per vedere se funziona. E funziona. E lo fa a caso con il percento random per cento. Benissimo. Poi CLS, già visto nello scorso video, e cancelliamo tutto. Quindi abbiamo visto la sintassi di echo. Tanto sono passati poco più di 3 minuti. E quindi direi di passare, visto che l'echo l'abbiamo fatto, direi di passare allo slash punto interrogativo. Slash punto interrogativo è come quello che abbiamo fatto prima, ovvero prima abbiamo scritto help. Echo, ovvero aiutami, cosa significa echo? Abbiamo detto al computer. Ecco, e lui me l'ha spiegato. Se io avessi scritto echo slash punto interrogativo, mi avrebbe scritto esattamente la stessa cosa. Questo slash punto interrogativo è molto importante, però se lo scriviamo da soli non succede niente. Quindi slash punto interrogativo va sempre a braccetto con qualcos'altro, ovvero con un parametro, no? Per poterlo conoscere. E questa cosa mi piace molto perché così non lo devo spiegare io, ci pensa direttamente il DOS. Quindi se
Noi abbiamo visto anche lo slash punto interrogativo, da tenere a mente perché è molto importante. Ora vediamo, veniamo all'ultimo argomento di oggi, ovvero color. Anche qui, per sapere che cos'è color, scriviamo color e poi scriviamo slash punto interrogativo. E lui ci spiega. Ovvero ci dice, aspettate che mi sono perso, ecco, imposta i colori di primo piano e di sfondo predefiniti per la console. La console è il prompt, tutto il CMD. Poi, cosa dice? Sì, color attr. Attr specifica l'attributo relativo ai colori dell'output della console, ovvero sì. L'attributo relativo ai colori è costituito da due cifre esadecimali. Esadecimale significa composto da 16 cifre che sono 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D e F. Sono le 16 cifre, dovrebbero essere 16, credo, non lo so, penso di sì, comunque sì, sono 16. Sono le cifre esadecimali che usa il DOS per il comando color. La prima per lo sfondo, ovvero tra gli attributi, ovvero immagino che credo che che significhi attributi. Il primo è lo sfondo. Quindi noi adesso abbiamo 0 come sfondo perché abbiamo il nero. E il secondo per il colore di primo piano, ovvero le scritte, che sarebbe A, verde limone. Eh sì, perché lo sanno tutti che i limoni sono verdi. Per ognuno di tali valori è possibile scegliere una delle cifre seguenti. Quindi per ciascuno, quindi alla fine noi ne sceglieremo due. Se non viene specificato alcun argomento, verranno ripristinati i colori utilizzati al momento dell'avvio di cmd.exe. Tali informazioni vengono, premere il tasto per continuare, vengono ottenute dalla finestra di console corrente, dall'opzione slash t della riga di comando o dal valore default color del registro di sistema. Quindi, allora, non ho capito. Tali informazioni vengono ottenute dalla finestra di console corrente, dall'opzione slash t. Quindi, se ho capito bene, se io scrivo color slash t, non succede nulla. Però, non importa, vuol dire che ho capito male. Se scrivo solo slash t, effettivamente non è che c'era un vabbè. Se si tenta di impostare lo stesso colore per il primo piano e lo sfondo, il comando color imposterà error lever su 1. Quindi vuol dire non si possono mettere lo sfondo e il testo dello stesso colore. Perché no? Perché effettivamente è una cosa stupida, cioè se ci pensiamo noi non possiamo farlo perché poi non funziona. Poi, esempio, color FC. F abbiamo detto bianco, C rosso. Quindi, color FC imposto il rosso come colore di primo piano e il bianco come colore di sfondo. In onore al mio professore di informatica, il buon caro professor Scotto, noi oggi cambieremo il colore in modo molto pacchiano, in color di F, come piace al mio professore. Non so perché gli piaccia, però gli piace, quindi a me fa molto piacere provarlo. Però vorrei fare anche qualche tentativo, tipo se noi facciamo color 6, 8, non si vede nulla perché abbiamo scelto, dunque ve lo leggo io perché so che non leggete nulla. Allora, abbiamo scelto verde oliva come sotto. E poi 8 abbiamo, è grigio
come scrittura, quindi sì, effettivamente non è proprio una cosa normale. Poi facciamo color df di nuovo, oppure color f0, che è quello che io preferisco, ma non importa perché poi ognuno fa il finlandese come piace a lui. Poi, se vogliamo per esempio farlo, come probabilmente ce l'avrete voi, no? Il vostro CMD probabilmente si presenta come 0F, ovvero color 0F. Probabilmente vi si presenta così il CMD. Invece il mio di default, infatti scrivendo color, mi rimette quelli di default, il mio è verde su nero. Perché il mio è verde su nero? Perché io sulla finestra ho premuto proprietà, colori e ho messo sfondo normale nero, testo normale verde, lo sfondo pop-up bianco, che è questo qua. Non so che cosa serva a dire il vero, cos'è pop-up, non lo so. E testo viola, ma tanto non succede mai, non so proprio che cosa sia. E quindi nulla. Noi siamo finlandesi e quindi se volete modificare questi parametri fatelo e basta. Poi, perché come li abbiamo modificati, sì, scusi, come li abbiamo modificati prima? Sono solo temporanei, ovvero se io lo chiudo e poi lo riapro, me li riapre con quelli normali preimpostati che si preimpostano premendo col tasto destro sulla finestra del CMD e andando su proprietà. Poi qua mi apre layout, ovvero l'anteprima della finestra, mi dice che la larghezza è 80, che basta e avanza, e l'altezza è 140, che è esageratamente esagerato. Poi vabbè, poi invece la sola finestra, perché poi queste sono le colonne. La dimensione della finestra è 80, ovvero giuste quante sono le cose, e l'altezza qua io ho messo 24 perché mi piace così, e volendo possiamo mettere pure 24 qui, fare ok, e così non abbiamo la possibilità, possiamo soltanto farlo più piccolino, ma farlo enorme non possiamo. Quindi poi se noi lo facciamo così rimane così e quindi è molto più figo. Poi sempre sulle proprietà abbiamo la posizione della finestra che possiamo scegliere noi, il tipo di carattere che io ho lasciato invariato, ma che probabilmente 10x18 diventa una cosa molto più abnorme, che non mi piace per niente, tanto poi io in fase di elaborazione, insomma, lo ingrandisco in fase di editing. E quindi neanche a voi frega niente se lo metto abnorme. Dimensioni del cursore piccolo, insomma, normale. Cronologia comandi, sì, mi ricorda i 50 comandi fatti prima. E come li ricorda? Ecco, questo è interessante. Se io premo la freccetta su, lui scorre tutti quelli che abbiamo fatto prima, fino ad arrivare alla fine dove poi non ce n'è più. Se scorro quella giù succede il contrario. Se invece cancello tutto e premo quella a destra, mi riscrive una lettera per volta esattamente quello che avevamo selezionato prima salendo. Quindi se io adesso seleziono color 0F e lo cancello e poi premo la freccetta a destra, lui mi scrive di nuovo color 0F. Ma color df è più pacchiano e mi piace molto di più. Quindi abbiamo visto il color, lo slash punto interrogativo e l'eco. L'eco off, on e anche l'eco del messaggio. Con un'aggiunta da parte mia del eco random, così ci dà un numero casuale. Questi comandi sono molto importanti, nel senso che se noi conosciamo i comandi DOS, anche poi nella programmazione in C,
potremmo utilizzarli, ovvero quando noi scriviamo un programma in C e a un certo punto vogliamo che lo schermo venga cancellato, a noi in C, non così come sto scrivendo, potremmo scrivere system aperta parentesi tonda, aperte virgolette, mettere il comando, ovvero per esempio CLS, chiudere le virgolette, chiudere la parentesi tonda, mettere il punto e virgola e basta. E potremmo goderci i comandi DOS in un programma C. Adesso mi dice che ho fatto una castroneria perché effettivamente l'ho fatta e il system non è conosciuto nel DOS perché lui conosce, scusate, lui conosce solo il CLS, che significa cancellare lo schermo. E quindi lui cancella lo schermo CLS. L'ho scoperto anch'io da poco e quindi sono molto contento di aver scoperto che significa cancella lo schermo. Vi ringrazio per essere stati con me e ci rivediamo al prossimo video. Lasciate un sacco e mezzo di mi piace qua sotto al video, commentate se volete che la serie continui. E niente, ci rivediamo al prossimo video. Premete sul finlandese che si vedrà subito dopo di me, insomma, quando la lezione sarà finita, e potrete andare al video precedente e basta. Quindi, non perdiamoci insieme ai finlandesi e noi ci rivediamo nel prossimo video tutorial. Ciao ciao a tutti!